Bentornati sul mio canale di cucina. L'estate è in pieno fervore e voglio fare insieme a voi un piatto veramente fresco, il pan molle oppure panzanella alla toscana. Però la prepareremo oggi con una variante che ho imparato da una mia povera collega che è mancata qualche mese fa e che io ammiravo molto, la mia amica Simonetta. Vediamo gli ingredienti per la ricetta di oggi. Abbiamo bisogno di pane raffermo, come vedete, sui 350 grammi, sempre la ricetta è per 4 persone. Una decina di pomodorini già tagliati a metà, ciliegino. Un cetriolo intero di grande dimensione, sbucciato e tagliato a fettine per orizzontale. Abbiamo bisogno anche del sedano tagliato, come vedete il sedano prima è stato pulito in questo modo per togliere il filo. Poi abbiamo bisogno di mezzo cesto di insalata lavata, di un cipollotto di tropea messo in acqua e aceto bianco, olio d'oliva extravergine quanto basta, sale aromatico, come sapete io utilizzo il mio delle erbe aromatiche spontanee, e questo è l'ingrediente segreto, una purea di pomodori freschi grappolo, rossi, quelli per intendersi, i più rossi che ci sono, frullata insieme a un cucchiaio olio extravergine d'oliva. Quindi, come vedete, è una piccola variante alla ricetta tradizionale. Non verrà bagnato il pane con l'aceto, ma bensì con il succo del pomodoro fresco, in modo che il piatto rimarrà più gustoso. Chi è che non si ricorda, gente della mia età, il pane e il pomodoro? Per merenda è una cosa gustosissima. Procediamo con la ricetta. Questo è il pane che andrò a spezzare nella boule con le mani. Come vedete è un pane raffermo di 3 giorni. Bene, adesso vado a irrorare il pane con il succo dei 4 pomodori freschi rossi. Sarà lui che mi bagnerà il mio pane, rendendolo più saporito, come abbiamo detto. Poi aggiungo un po' di sale al pane, attenzione, non alle verdure, perché il sale tende a cuocere, considerando che il giorno dopo io questo piatto lo andrò a servire, anche perché deve stare un giorno a riposo. Altro ingrediente segreto quindi è la cipolla di tropea, ma il segreto è che è stata messa in ammollo in acqua e aceto. Mi aiuto con le mani a districare un po' il pane. Bene, adesso posso aggiungere il mio cetriolo, il sedano, come vi ho detto, privato del filo, è molto importante, i pomodori. Adesso questo composto lo lasciamo riposare per una notte intera in frigo. Questo è il risultato del nostro pane, come vedete non è calato di molto, nell'indomani che è riposato in frigo. Adesso andiamo a completare con insalata fresca e la andiamo tranquillamente a spezzettare sopra così. Metto il sale e un giro di olio. Ecco qua. Giro il tutto. Non ci resta che vederci tra poco all'impiattamento. Ecco qua, questo è il nostro pan molle con l'aggiunta dell'ingrediente segreto, la polpa di pomodoro fresco. Si sentono tutti i sapori dell'estate, credetemi, dentro a questo pane insaporito con ingredienti freschi naturali del nostro orto. Come vedete sopra ho aggiunto un po' di olio extravergine d'oliva, il nostro basilico, ma potete mettere in alternativa anche quello che ci offre ora la natura. Nei campi troviamo questo bellissimo origano fiorito che dà un tocco diverso ai piatti estivi.
Questa era la ricetta di oggi. Se vi è piaciuto, mettete un like. Vi ricordo che per seguirmi in tutto quello che faccio potete iscrivervi cliccando la campanellina che trovate sul display. Grazie a tutti, alle prossime lezioni di cucina.